Un saluto a tutti da iPhone Assist. Siamo qui davanti a questo qui, che non è un iPhone, ma è un Samsung Galaxy S3 bianco. Come potete vedere, è esternamente nuovo di zecca, probabilmente ha pochi mesi di vita. Il problema di questo iPhone è il contatto con liquidi. Adesso andremo a smontare la scheda madre perché dobbiamo trattarla con apposito liquido e con la vaschetta ultrasuoni per pulire gli ossidi e per recuperarne la completa funzionalità. Questo è l'obiettivo. Purtroppo, lo ripeto e non smetterò mai di ripeterlo, non tutte le schede tornano al completo funzionamento, alcune proprio per nulla, altre forse recuperano del 20-30%. Altre del 70% e alcune del 100%, quindi solo l'80% delle schede madri, dipende poi da che cosa si è rovinato, tornano al completo funzionamento. iPhone Assist, noi di iPhone Assist assistiamo anche Samsung, che riteniamo un buon marchio, certo come qualità forse non è pari alla Apple, ma comunque è un buon marchio. Dicevano di iPhone Assist. Non possiamo garantire nulla, come tanti altri, sul contatto con liquidi, ma possiamo tentare il recupero e questo faremo con questo nostro cliente. Andiamo ad aprirlo, perciò saprete che qui c'è questo spacchetto che ci permette di togliere la copertina. Eccola qui, è venuta via, copertina del nostro Samsung S3 e la mettiamo da parte. Noi di iPhone Assist sigliamo tutto, per cui qui sopra andrà il nostro adesivo. Che io non vi faccio vedere perché c'è il cognome, comunque eccolo qui, è un adesivo dove ci sarà il cognome della persona, quindi niente viene fatto a caso, anche sulla batteria ci metteremo l'adesivo, sul frontale e tutto il resto, per cui non ci possiamo sbagliare. Allora, tolta la cover, togliamo la batteria, anche qui, come potete vedere, già è stato piazzato il nostro adesivo, no? Batteria. Quella della Galaxy S2, come sapete, è del 2100 mAh, eccola qui, 2100, lo vedete, no? Bene, noi abbiamo anche quella potenziata sul sito, qualche miliampere in più. Notiamo subito una cosa, questo Samsung è stato aperto perché qui ci doveva essere una cartina a tornasole che ci fa capire se questo telefono è andato a finire in acqua. In questo caso è stata asportata. Quindi già qualcuno ci ha messo le mani su questo telefono. Non è importante perché non siamo la Samsung, per cui non ci importa granché. Attrezzatura per smontare il nostro Samsung Galaxy sono un utensile in plastica, un giravite normale a taglio, un giravite a stella tipo Philips 00. Ci sono 10 viti da togliere e sono queste due. Queste altre due, poi questa e questa, poi ne abbiamo una qui e poi ancora altre tre in alto. Le smontiamo e le mettiamo rigorosamente da parte. iPhone Assist ha le sue scatolette, lo sapete, no? Dove mette il nome del cliente e mette da parte le viti. Da dove vogliamo partire? Da sotto? Ok, prendiamo la prima vite e la togliamo. Sono tutte uguali le viti, quindi non c'è bisogno che vi annotiate dove, anzi scusate, questo lo facciamo alla fine, facciamo prima questo. Ok, è una. Comunque volendo potete nel cassetto metterle, nel cassetto dove metterete le viti, potete metterle nell'ordine in cui le avete tolte, ma comunque lunghezza è identica e non c'è alcun problema, eh. La terza vite, poi la quarta. Dunque, vediamo se vengono via. Se non vengono via da sé, basta aiutarle gentilmente a venire via con un utensile tipo questo. Quanto pare non escono da sole. Forse con gli sconosciuti non escono. È giusto, non uscire con gli sconosciuti. Non mi hanno ancora riconosciuto che sono loro amico. Ok,
che sto qui per cercare di guarirlo. Ecco qua. Ok. E sono 4. Andiamo sulla quinta. Andiamo qui. Voilà. E sono 5. 6. Dobbiamo arrivare a 10, eh. Sapete contare almeno fino a 10, sì? A posto. Siete promossi. Alright, 7. E poi le ultime 3 stanno sopra. È molto semplice aprire questa parte del Galaxy S3, che basta togliere queste viti, vi faccio vedere, si esporta facilmente, molto più facilmente dell'altro, che bisognava stare attenti ai laterali se cadevano i pulsanti del volume di accensione. Qui non casca nulla, tranne che le viti non si vogliono asportare facilmente, non casca nulla. Questa non viene, quindi l'aiutiamo col solito attrezzetto che ho io. Eccolo qui, a posto. A questo punto, per togliere questa parte bianca, basta fare leva qui al fianco, vedete dove sto facendo leva io. Questo si è aperto subito, segno che qualcuno già prima di me, non sono il primo, purtroppo. Oh, qui la cartina è stata lasciata, come vedete non è rimasta del suo colore, ma è diventata rosa. Quindi questa cartina al tornasole c'è, è un segno diciamo inequivocabile che questo telefono ha preso un po' di umidità. Quanta non lo so, il cliente ha detto pochi secondi, sono bastati già per far diventare questa cartina rosa, come vedete. Mettiamola da parte, questa parte, e come vi ricordo che noi sigliamo tutto, questo quindi ha già la sigla del cliente. Andiamo a vedere la scheda madre. Come potete vedere, purtroppo c'è tutta questa parte qui che è ossidata, ve la sto indicando, poi qui che sarebbe il connettore della ricarica, come vedete è ossidato, e poi andremo a vedere ancora qui sopra, qui ci sono delle ossidi, da questa zona qui è ossidata, e c'è da vedere poi anche il lato B, cioè la parte di dietro, anche qui vedete in questo punto che vi sto indicando adesso c'è dell'ossido. Comunque andiamo ancora a smontare la nostra scheda madre, asportiamo questa parte qui per poter portare via la nostra scheda madre. Come si toglie? Molto semplice, prendete il utensile in plastica, staccate questo connettore, questo era pure già staccato, ai ai ai, come potete vedere questo connettore, vi avvicino così vedete meglio, è completamente ossidato qui, e anche lui, ed era staccato, non so perché, o meglio penso di sapere perché, perché qualcuno prima di me, è brutto non essere i primi, vero? Non so se qualcuno prima di voi è stato con una ragazza, vabbè niente, sto giocando. Togliete questa vite per poter togliere questo aggeggio, è un'unica vite nera, la vedete? Quindi vi ricorderete che andava qui, l'ho chiamata aggeggio, ma quello è il lettore di SIM card e il lettore di micro SD, eh? Allora, poggiamoci per terra. È un po' duro da girare questa vite, ma noi riusciremo, visto che con questo qui non si svita, prendo l'utensile antistatico professionale. E che ce l'abbiamo a fare l'attrezzatura professionale se non la usiamo? Eccolo qua. Adesso vedete come con la gentilezza si ottiene tutto? Questa vite nera si è smontata. Voilà. E possiamo asportare questo lettore di card reader, si sta togliendo, vedete? Eccolo qua, perché sotto qui, come vedete, c'è tutta una circuiteria che noi dovremo trattare. Dovremo anche poi trattare questo, perché come lo vedete, vi avvicino, non è messo a fuoco, è tutto ossidato pure questo. Acciderbo alla Caterina, si può dire? Sì, non è una parolaccia, dai su, non fate troppo moralisti. Dunque, allora qui abbiamo detto che è molto ossidato questo, questa parte qui del connettore
speriamo che non sia mangiato, perché l'ossido spesso li mangia e quindi poi è un casino. Anche qui ci sono degli ossidi. Se posso avvicinarti, vi faccio vedere per bene in che condizioni siamo. Allora, qui, questa zona qui è tutta piena di ossidi. Questa, col nostro bagno toglieremo tutti gli ossidi. Il problema è che non è tanto togliere gli ossidi, che con la vaschetta ultrasuoni il liquido ci si riesce, ma che l'ossido non abbia portato via in modo definitivo questi circuitini, questi chip. In questo caso poi non si può far nulla, bisogna solo dire amen, ci arrendiamo. Ok, allora dobbiamo asportare, dicevamo, il tutto, quindi andiamo a togliere questo. Come si toglie questo? Semplice, stacchiate qui questo connettore, piano piano, questo qui, utensili in plastica mi raccomando, e adesso facciamo leva per portarcelo a casa. Visto che l'abbiamo staccato, si può togliere. Basta, datemi una leva. Chi è che disse datemi una leva e vi solleverò il mondo? Ecco, a me datemi una leva e io vi asporto tutto dell'iPhone. Oh, scusate, abituato a dire iPhone. Questo non è un iPhone, ma è un Samsung Galaxy S3. Allora, non sembra collaborare tanto, ma lo faremo collaborare. Dunque, se mi ricordo bene, era che si fa piano piano, leva e si toglie. Proprio leva, no? Leva che si leva. Ah, mi devo allontanare per farvi vedere meglio, se no non riuscite a vedere. Poi alcuni mi strillano dicendo, ma io non ho visto nulla. Hai pagato il biglietto a proposito? Dunque, sta avvenendo, eccolo qua, vedete? È tutto un blocco unico, no? E comprende anche questa parte qui, che sarebbero gli speaker o speaker. Vedete, no? Speaker. Poi ci sono anche altre cose, sono numerate, vedete, 1, 2, 3, l'hanno numerate, insomma. Questo connettore pure è un po' ossidato, purtroppo. Qui c'è da disossidare mezzo mondo, purtroppo. Basta con questi, purtroppo. Comunque c'è da disossidare diverse cose, anche questo, se vogliamo che rifunzioni l'audio interno. Ok, alcune parti di ricambio si trovano, quindi noi di iPhone Assist le stiamo ordinando sia per l'S2 che per l'S3. A mano poi saranno disponibili tutti i ricambi, ma non avremo pronto in consegna tutto, perché altrimenti dovremmo essere multimiliardari, cosa che non siamo, e quindi avremmo il necessario. C'è tanto ossido sotto, come vedete. Bene, allora dobbiamo togliere la scheda madre. Andiamo quindi a togliere questo qui, che è agganciato sulla scheda madre, questo filo. Piano piano, gentilmente lo scolleghiamo. Non sembra tanto, ecco qui, e lo mettiamo di lato. Voilà, ok. Questo non sembra ossidato, però poi dovremo dargli un'occhiata pure a questo qui, che è sempre questo che fa parte di questo filo, eh. Allora, siamo quasi pronti per togliere la scheda madre. Abbiamo tolto questo, andiamo a sganciare il connettore del frontale, ovvero schermo. Mamma mia, mi metto le mani ai capelli che ancora mi sono purtroppo rimasti. Guardate quanto è ossidato questo connettore col suo connettore. Porsche miser. Oddio. Ma vabbè, vedremo. Andiamo a scollegare quest'altro connettore. Anche qui siamo messi ossidati bene. Questa è la fotocamera frontale. Stacchiamo pure questa. Volendo, vediamo com'è combinata. Mamma mia, pure qui. Oddio. Credo che abbiamo poche speranze, ma siccome si dice sempre che la speranza è l'ultima a morire, io la sto guardando questa scheda, non so cosa vedete voi, ma la vedo messa male. Ok, a questo punto, per togliere la scheda madre, basta prendere la fotocamera, questa qui, da 8 megapixel,
venire insieme alla scheda madre, perché è incollata sotto. Ecco qui, sta venendo tutta la scheda madre, vedete? E qui potete anche vedere come c'è tanto ossido. Qui sotto c'è un'altra cartina al tornasole, pure questa qui, come potete vedere, non è rimasta integra, che quando è integra non ha questo colore, ma è con tutte delle X, delle crocette. Eh sì, invece magari vi faccio vedere la mia cartina al tornasole del mio Galaxy, anch'io ho una cosa del genere bianca, e vi farò vedere com'è deve essere la cartina. Invece, come abbiamo visto qui, una è rosa, questa, l'altra qui sopra non è rosa, ma insomma stiamo intorno al rosa. Invece, come dovrebbe essere, vi faccio vedere un attimino, un po' di pazienza. Qui c'è il tecnico che sta buttando mezzo la cosa per aria. Ecco, dunque, la cartina al tornasole del Galaxy deve essere una cosa del genere, eccola qui, vedete? È questa cartina bianca, no? O un po' sul viola, con tutte queste X. Quando è così, è integra, ovvero vuol dire che non ha preso liquidi. Questo mio, state tranquilli, non ha preso liquidi, e non voglio che prenda liquidi perché, beh, a parte che io l'ho aperto per vedere come è fatto, smontato, insomma, poi magari li rivendo, ma ci tengo, insomma, no? Quando io tengo un telefono cerco di trattarlo come si deve. Poi purtroppo succedono queste disgrazie, che ti casca, eccetera, nessuno dice niente di nessuno. E questa cartina, quindi, tornando a noi, ha preso sicuramente del liquido. Abbiamo quest'altro connettore che ha preso liquido, qui c'è dell'ossido, insomma avremo abbastanza da fare. Il signore, anzi il padre e il figlio che mi hanno portato questo Galaxy, sanno benissimo che pubblicherò questo video. Purtroppo siamo messi male, c'è tanto da fare, speriamo bene che riusciremo alla fine a recuperarne le funzionalità, non dico proprio tutte, che mi hanno scritto, vabbè. Allora, questo è quanto. E adesso la nostra scheda madre, che è questa che ho smontato, sarà immersa nel nostro liquido pulito. Ah, il lato B lo volevamo vedere, vero? Dunque, questo era il lato A, no? No, questo era il lato A, il lato B è questo. Vediamo un attimino qui, anche qui siamo messi con parecchio ossido in questa zona qua sopra, continuano di vari messaggi a tutto spiano. In questa zona qui è proprio messo malissimo, qui e anche qui. Stacchiamo intanto fotocamera, perché questo non dobbiamo lavarla, la scolleghiamo col suo connettore. Anche questo connettore, purtroppo, lasciamo, no, ma io ho il vizio del purtroppo, anche questo connettore è un po' ossidato, soprattutto l'attacco sulla scheda madre, e anche questa parte. Questo è il microfono, per la cronaca, è messo qui saldato sulla scheda madre. E qui c'è un altro qua sopra, quello per eliminare, qui sopra, per eliminare i frusci durante le riprese video. Bene, allora, per quanto riguarda il smontaggio di questo Galaxy S3, questa è la scheda madre, mainboard dell'S3, ok? E ci siamo, vedremo poi dopo il lavaggio come è venuta pulita, e speriamo che poi anche sia ritorni a funzionare. Un saluto a tutti voi e un grazie da iPhone Assist.